C'è la crisi, non c'è lavoro, ma le iniziative spontanee non scarseggiano. Ecco come, con un colpo di teatro, un mendicante malandato, malmesso e sofferente si trasforma in un distinto uomo qualunque. Miracolo. Sarebbe interessante conoscere la sua storia, perché fa questo, se la sua famiglia ne è a conoscenza o se a casa c'è, per esempio, una moglie ignara che non sa che suo marito ha perso il lavoro. A noi non piace spettacolarizzare il dolore e il disagio. Al Signore dal volto anonimo diciamo: noi siamo qui, parliamone.